Da parte mia, che questa sera rappresento l'istituzione del Comune di Castellabate, voglio ringraziare in maniera alta, egregia, i cittadini del Comune, ma in modo particolare i cittadini di questa frazione che ancora una volta testimoniano il loro attaccamento, la loro vicinanza, il loro sentirsi uniti per poter far crescere e decollare una comunità qual è quella in particolare di Ogliastro. Questa è la vera riscoperta degli antichi borghi. È proprio il messaggio culturale che parte da questa iniziativa organizzata dall'Associazione Amici di Ogliastro e Licosa in stretta sinergia con il Comune di Castellabate. Una forma di associazionismo che fa sì di far conoscere una delle zone sconosciute alla maggior parte dell'utenza turistica. Per me è bellissimo, un'atmosfera veramente magica che hanno ricreato l'associazione all'interno di questo borgo che ha ripreso vita, io lo ricordo da sempre, e stasera veramente bellissimo, stupendo. What about of this organization? Oh, it's beautiful, it's really beautiful. Dalla tradizione all'enogastronomia, wine, eat, insomma, che cosa preferisci? What do you like? We're here. Yes. What do you call this? The pasta, fusilli. E bueno, il vino, sì, tutti. I love it all. È una festa bellissima e c'è tanta gente, è una nostra soddisfazione. Questo, più di questo, auguri e felice anno nuovo. Arrivederci al prossimo anno. È stato un gran successo per tutti. Il 4 gennaio ci dobbiamo ritrovare tutti quanti di nuovo qui, così la manifestazione può andare sempre avanti. Veniteci a trovare, siamo di nuovo qua il giorno 4 gennaio. Venite a gustare le nostre buone pietanze e mi raccomando, non mancate, non mancate. Di un buon 2013 che sia un pochettino superiore a quello del 2012, ecco la speranza che Mondi ci faccia pagare un pochettino di tasse in meno. Auguri a tutti, grazie.